Frattura al naso, lesioni gravissime all'occhio, una prognosi di 40 giorni. La foto della vittima di questa brutale aggressione corre sul web, postata dal consigliere comunale Christian Azzolin per testimoniare e denunciare la gravità di quanto accaduto. Un giovane barista è stato preso violentemente a pugni in faccia da due ragazzini appena maggiorenni che, visibilmente ubriachi, si erano avventati dentro al bar sport che deriva quella sera alla festa del buon rientro. Volevano ballare in un'area nemmeno accessibile al pubblico e sono stati stati per questo ripresi e fatti uscire, un'umiliazione che evidentemente i due non hanno accettato e così sono tornati alla carica aggredendo il barista facendolo cadere a terra per poi fuggire. I due hanno addirittura rischiato il linciaggio. Due volontari dell'associazione Cronos li hanno inseguiti, hanno chiamato i carabinieri. La Gazzella li ha trovati in via Chilesotti. Il diciottenne che ha sferrato il pugno è stato arrestato per lesioni aggravate. L'amico è stato riaccompagnato a casa. L'intero comune ora si stringe a Torno a quel barista ferito.